L'ultimo giorno. È inutile, se non faccio qualcosa Shibuya verrà distrutta. Verrà distrutta in ogni caso, che noi torniamo indietro o meno. It's that vision again. What the? I can't let things turn out this way. The whole city. It's getting erased. Purtroppo, questa mi sembra tanto una di quelle visioni inalterabili, per Rindo, intendo. Poi ovvio che adesso appena cambiamo subito il futuro e finiamo il gioco, però... The final day is finally upon us. Ok, I managed to turn back time. Meno male. Now I've got to tell everyone what's going on. How Kubo's the one plotting Shibuya's erasure. How he ripped us from the RG while we were still alive. How he gave me and Shiba our powers to help create all that dissonance. How he's the so-called executor. We'll find a way to deal with Shiba, but Kubo's gotta go. Him. And those ravens of his. Ti ricordi? Potremmo chiedere a Minamimoto se sapessimo dov'è. Huh? Yeah. I feel that. As do I. Di nuovo sta sequenza in cui nessuno parla? Cazzo Rindo, sai cosa devi dire? Parla, idiota! Non state lì coi puntini. Well, this is awkward. Damn! Y'all ain't got much to say? Rindo, did you turn back time again? Wait, don't tell me something horrible and catastrophic happened? E come fa Nieko a saperlo? Lo percepisce nell'aria. But I also learned something pretty important as a result. I finally know who's been creating all that dissonance we've experienced. You do? Well, don't just leave us hanging. Esatto, parla invece di fermarti, stronzo. The Reaper. He's the one. He's the executor trying to erase Shibuya. Gramps? You mean his scraggly ass ain't dead yet? The Arbiter of Death remains alive. For now, that just means it's up to us to erase him. So if this is a game, does that make him the last boss? Maybe. Direi più il boss alternativo. Someone else pulling the strings. Guess so. Even though I don't know who Kubo is. Wait, you don't? Oh, right. You haven't had the pleasure yet. How would you describe him? Quickly. An old asshole. Lo pensavo anch'io. We ought to tell Shiba. That Kubo's an old asshole? More specifically, that Kubo's the one behind all of this. Tanto non There's cambia. No way we can take on the two of them, which is why we need Shiba on our side. Even if we cannot forge an alliance, perhaps he will agree to some sort of truce. Ne dubito. Penso che sia sotto il controllo. First, we've gotta go talk to Shiba. Sperando che non mi fermi di nuovo. Ti aiuteremo dal PR. Sì, sì, sì. Quindi dobbiamo ricominciare la stessa giornata dallo stesso punto iniziale del giorno prima. Fantastico. Però voglio vedere la spilla che ho ottenuto. Quello non mi dispiace. Eccola qua. Lo sapevo che era un cazzo di shotgun di luce. Lo sapevo. Boia. Allora, è un po' più debole di questa qua elettrica. Allora, abbiamo 7 punti e di cose utili che ci sono rimaste sono solo la super spilla. Per il momento li teniamo da parte, perché manca ancora tutta sta sequenza dopo di Neku. Manca tutta questa sequenza qua. Questo vuol dire che ci sono ancora qualche cosa che dobbiamo sbloccare. Però siamo all'87%. Quindi... Ah, giusto, per fortuna non dobbiamo rifarci tutta la strada, perché basta spostarci nel tempo. E se dobbiamo riaffrontare Shiba, forse la scelta delle quattro spade non è stata così cattiva come pensavo. Siamo all'incrocio pedonale, prima della battaglia con Shiba. È stata una battaglia durissima. No? Preferirei evitare il bis, se possibile.
In realtà è stata peggio su Tsukichi, lo ripeto. Forse l'hai già notato, ma te lo ripeterò per ogni eventualità. Se usi di nuovo i tuoi poteri, la prossima volta ci saranno ancora più rumori. Quei rumori saranno ancora più forti di prima. Non possiamo sprecare energia affrontando Shiba. Ci deve essere un modo per convincerlo a fermare il gioco. Non lo so. Io intanto mi faccio un ultimo caffè. Bravo Neku. Bravo Neku che si è beccato il bonus. Almeno l'ultima serata. Ecco dai, due caffè ce l'abbiamo fatta. 99% preciso preciso. Bravi tutti. Allora Shiba, spero che tu sia pronto ad affrontarci di nuovo, perché tanto sì. Greetings. Ehi, guarda chi si vede. Le mie pecorelle preferite. O la va o la spacca. Shiba, dobbiamo parlare. Davvero? E di cosa? Bisogna fermare il gioco. Perché? Perché dobbiamo occuparci di qualcun altro. Qualcuno più forte di te. Dobbiamo risparmiare le forze. E perciò non vogliamo affrontarti. Mi aspettavo che dicessi idiozie. Temo di non comprendere. Chi sarebbe questo qualcun altro che cerchi così disperatamente? Uno dei tuoi demoni, Kubo. È lui che tira le fila. Kubo. Lo so perché ho visto cosa ha fatto la città. Vengo dal futuro. Ti ho già affrontato e ho vinto. Ma dopo Kubo ha distrutto Shibuya. Ti sta usando Shiba. Sta usando Aspetta un attimo. Mi hai affrontato e hai vinto. E ti aspetti che ti creda? Non potrei essere così incapace. Abbiamo esaurito gli argomenti di conversazione, non trovi? Se tu stessi dicendo la verità, allora mi basterebbe cambiare leggermente il futuro e battervi, eh? Non mi importa cosa fa Kubo, mi interessa solo di ottenere ciò che voglio. E io voglio distruggere te e tutta Shibuya. Dannazione, di questo passo combatteremo di nuovo. Mi ribolle il sangue l'idea di aver perso contro di te. Perciò stavolta darò libero sfogo ai miei poteri. Non sta andando come speravo. Rindo, hai un piano? Sì, crearne uno nuovo. State scappando? Tornate quando i vostri spiriti saranno infiammati. Ottimo. Ha funzionato alla grande. Non mi ascolterà mai, ma forse ascolterà qualcun altro. Uno dei demoni di Shinjuku. Come Shoka, ok, forse non lei. Kaie o Ishima? Ishima è in pessimi rapporti con Shiba, perciò dire di no. Quindi rimane Kaie. Chissà se accetterà. C'è solo un modo per scoprirlo. Dovremmo trovarlo a Udagawa. Perché ho l'impressione che invece l'abbiano ammazzato. Ah, pure. Vabbè, riproviamo. Kaie dovrebbe essere qui intorno. E magari saprà pure come fermare Shiba. Però lui ti ha detto che sta aspettando una persona, quindi... vediamo. Kaie! Shoka, come sono felice di vederti sana e salva. Lo stesso vale per me. Ehi, se non sei occupato, ti dispiacerebbe aiutarci? Oh, ma sono occupato. Sto aspettando una persona. Kaie! Ascoltami, ci serve il tuo aiuto. Cosa posso fare? Mi serve una lettura? Non proprio, dobbiamo parlare con Shiba. Non possiamo permetterci di affrontarlo adesso e dobbiamo farglielo capire. So chi sta tramando la distruzione di Shibuya. È Kubo, ha accennato di essere un angelo e un certo esecutore. Shiba è solo una pedina di Kubo e dobbiamo farglielo capire. Quindi è proprio Kubo. Nutrivo sospetti su di lui. Con la faccina arrabbiata. In fondo percepivo la sua presenza costante a Shibuya. L'ho capito con un'analisi della sua anima. Eh? Hai analizzato la sua anima? Amico, che sta dicendo? I regni dei dati della spiritualità sono simili al primo sguardo. Guarda caso, un'anima si può analizzare come si fa coi dati. Purtroppo i tratti che accumulano i due sono limitati. Ho dedicato la mia vita a trovare e testare i limiti delle analisi di un'anima. Kubo è stato un caso bizzarro fin dal principio. Presentava in sé pochissimi dati esistenziali che fossi in grado di rivelare. È da molto che vorrei analizzarlo più a fondo. Perciò quello che mi state dicendo fa dir poco chiarezza. Se è davvero un angelo o un esecutore, significa che appartiene a un piano superiore a noi sconosciuto. Esatto, quello fra oltre il direttore e
prima del compositore, che però se è un esecutore vuol dire che è anche addirittura un pallino sopra addirittura agli angeli comune, forse addirittura superiore ad Anekoma. Non saprei, Anekoma era già un angelo caduto e faceva parte di una cosa a parte. Dove cazzo è Anekoma in tutto ciò, tra l'altro? Tanto non lo vediamo Anekoma, io sono sicuro che non lo vediamo, mentre il nostro amico compositore vedremo. Ma temo che mi servirebbe molto più tempo per scoprire altro, cosa che al momento non abbiamo. Non è un problema, e per Shiba potreste aiutarci? C'è solo un demone che potrebbe convincerlo a cambiare il corso delle sue azioni. Ishima. Cosa? Come potrebbe aiutarci Ishima? Affrontando Shiba? No, certo che no. Un tempo erano legati da una forte amicizia. Quell'emoticon lì dei due puntini e il tre la uso spesso anch'io, costantemente tra l'altro. Sul serio? Sì, ma si sono allontanati dopo che Shiba ha ottenuto dei suoi nuovi poteri. E da quel momento Ishima ha sempre tenuto una certa distanza. Ma dubito che non tenga più il suo vecchio amico, anzi... Wow, ecco... È perfetto, cioè l'abbiamo appena visto a Tipsy Top Soul! Sappiate però che non sarà facile convincere Ishima. Non è chiaro se deciderà di aiutarvi. Oh. Dobbiamo provarci, andiamo a Tipsy Top Soul. Aspettate, aspettate, non se n'è andato via dopo che l'abbiamo visto? Yo, gattina, puoi mandargli un messaggio? Dubito che ci aiuti, Ishima non controlla spesso il cellulare. Nobile Rindo, voi state attraversando il tempo, erro? Sì, posso tornare al momento in cui l'abbiamo incontrato. Fantastico, vai Tamarindo! Con un po' di fortuna potremmo riuscire a cambiare il futuro. Però se funziona, non verremo qui e non avremo questa conversazione. Chissà cosa succederà, almeno ai noi di adesso. L'anima è solo un contenitore di energia. Immagino che l'energia verrà raccolta e depositata altrove. Aspetta, è simile a quello che ha detto Kubo. Se smettiamo di esistere in una sequenza temporale, la nostra energia nutre i rumori. Ah, quindi... Le esistenze che vengono cancellate diventano energia che si trasforma in rumori. Questo ha senso. Ora, non ha senso preoccuparmi, invece sì, dovresti. Devo controllare il momento in cui abbiamo parlato con Ishima. Spero che lui ci aiuti. Molto criptica come cosa, eh. Certo che però ci vuole un'ora per passare da una parte all'altra. Cos'è? Parliamo per un'ora con sta gente? Per due righe di frase? Vabbè, guarda. Ok, siamo di nuovo davanti a Tipsy Top Soul per andare a Utagawa. Qui è quando abbiamo incontrato Ishima. È ora di convincerlo a persuadere Shiba e fermare il gioco. E però dovresti dirlo anche agli altri prima di parlare con lui, no? Sei un genio. Ehi, quello è... Ishima, ciao. Salve, Witch & Twisters. Hai un attimo, vorrei parlarti di una cosa. Cioè... Rindo, che stai facendo? Devo chiederti un favore. Stiamo andando ad affrontare Shiba. È logico, poiché è l'ultimo giorno. Ma non possiamo affrontarlo ora, perché sappiamo chi è che sta cercando di distruggere Shibuya. Immagino sia Kubo. Come hai... Yes. Allora avevo ragione. Dopo aver escluso l'impossibile, questa era l'ultima opzione rimasta. Anche se non ha mai lasciato prove che lo incastrassero. Bene, quindi potresti parlare con Shiba per noi? Dobbiamo fargli fermare il gioco per occuparci di Kubo. Non è possibile. Wow, non ci hai nemmeno pensato un attimo. Non vuoi nemmeno provarci. Credo che tu sia consapevole, ma Shiba e io siamo in pessimi rapporti. La mia presenza finirebbe per provocarlo ulteriormente. Sì, Ishima è l'opzione peggiore in questo caso. Non credo, visto che un tempo erano migliori amici. Eh? Oh, davvero? Molto tempo addietro, non ha nessuna attinenza col presente. Temo che dovrete cercare qualcun altro. E spero che riuscirete nel vostro obiettivo, davvero. Non vorrei mai vedere Shibuya in fiamme. E se ne va. Beh, è andata male. Invero, la sua reticenza ad aiutarci è stata chiara e risoluta. Maledizione. Come faremo a far cambiare idea a Shiba? Ci deve essere qualcun altro, una persona che sappia qualcosa di utile. Allora, dove andiamo ora? Ci sarà qualcosa che potremmo fare, ma dove? Coco? Allora, credo che la soluzione arriverà alla conclusione di queste tre. Penso che loro siano l'opzione peggiore. Rhyme, perché dai, siamo seri. Potrebbe sapere qualcosa, ma non ne ho idea. E questo ci porta a Coco. E si dà il via alla ricerca di informazioni per fermare Kubo. Più che altro, chi stava aspettando Kaie? Cioè, era qualcuno di importante o meno? A questo punto ne dubito. Però... Tower Records, cos'è successo qui? Ah, è vero, abbiamo incontrato quella tipa, Coco. Magari potrebbe darci qualche informazione. Già, certo.
Aspetta, ma quella è... Coco! Ciao! Ma guarda un po' i Witch Twisters! Sono felicissima di avervi incontrato! Ora posso augurarvi il meglio di persona, perciò buona fortuna! Ehi, Coco? Mm? Che c'è, Rin Rin? Sembra che tu voglia dire qualcosa di importante! È che sono venuto dal futuro! Oh mio Dio! E so chi sta tramando la distruzione di Shibuya, è Kubo! Parli di quel vecchio bakucco mammalucco! Esatto, ad ogni modo dobbiamo risparmiare le forze per affrontarlo. E per farlo dobbiamo convincere Shiba a... Ah sì, buona fortuna allora. Ah, inutile pezzo di cosa rosa. Oh, grazie. Abbiamo questioni molto importanti di cui occuparci. Io penserò alle mie e voi alle vostre. Va bene. Sai, Shiba non è un tipo molto ben disposto. Ah, non dirlo a me. Oh, invece te lo dico. Non è un tipo che si fa convincere dagli altri, sapete? Di sicuro finirete per scontrarvi. Potrebbe essere più semplice eliminarlo insieme a Kubo. Può essere, ma vorrei almeno provare a parlarci. Oh, beh, se pensi che ne valga la pena non sarò certo io a fermarti. Oh cielo, è tardissimo, meglio che vada. Dove? A fare la mia parte per salvare Shibuya, bye scemo now. Impegnatevi anche voi, bye bye. Va bene. Wow, è stato inutile. Direi che non è stato utile. Già. Chissà perché io mi aspettavo qualcosa di diverso. Vuoi vedere che si rivela utile solo Raim a questo giro? Va bene, proviamo con Uzaki e Kariya. Andiamo a vedere come va. Di nuovo Cat Street. Qui abbiamo parlato con Kariya e Uzuki. Forse varrebbe la pena chiedere aiuto a loro. Sì, come no. I demoni che sono stati tolti dal loro incarico. Come butta Twisters. Ehi ragazzi. Quindi le voci che giravano erano vere. Sei tornato, cuffiette. In carne e ossa. Non pensavo che ti saresti più fatto vivo. Non vi vedo troppo in forma. Siete sicuri di essere all'altezza della situazione? Stiamo bene, ma... Sappiamo chi sta tramando la distruzione di Shibuya. Oh, è Kubo. Kubo? Pensavo che ormai fosse sparito. Purtroppo no, è ancora qui ed è a casa sua. Che posso tornare indietro nel tempo. Beh, mica male. Verrà da un piano superiore, allora. Eh? È logico, tutta la gente dai piani alti è stramba. E lui non è da meno, te lo assicuro. Quindi la cosa non mi sorprende. Oh. Quindi ci fai visita nel futuro, eh? Il che significa che è già fallito. Già, Kubo ha usato me e anche Shiba. Cosa? Persino il Game Master? Sì, per questo dobbiamo evitare di combattere e concentrarci sul nostro vero nemico. Allora, parliamo un attimo del fatto che in teoria gli angeli sono superiori ai giocatori e ai demoni. Inferiori comunque al compositore, ma vabbè, quello è un discorso a parte. In teoria noi abbiamo già affrontato un angelo che sarebbe Anekoma e l'abbiamo sconfitto. Ma la forma di Anekoma, quella che alla fine era Minamimoto e quell'altra, era solo una parte della sua forza originale. Non abbiamo affrontato Anekoma al suo massimo potenziale. Kubo ha un esercito di rumori. Dobbiamo essere al massimo delle forze se vogliamo avere una possibilità. E sarebbe meglio avere Shiba dalla nostra parte. Avete modo di aiutarci? Ovviamente no. Modo? Che modo di preciso? Volete che lo affrontiamo o una cosa simile? È raro da parte tua fare una proposta così sciocca. Ah, hai un'idea migliore? Forse. Allora, di sicuro la linea d'azione migliore sarebbe portare Shiba dalla nostra parte. Non credo che ce la faremo, perciò dobbiamo accontentarci dell'alternativa migliore. Avete provato a fargli sospendere la lotta? Beh, abbiamo chiesto a qualcuno, ma... Qualcuno? Chi? Il tipo che predice il futuro? Ecco, parlo di Ishima. Ishima? Pensavate che quel tipo vi facesse un favore? Aspetta, Rindo. Ishima e Shiba non si sopportano. Non adesso, ma Kaie ci ha detto che un tempo erano amici. Oh, sul serio? La sorprende ogni volta. Sì, perciò ci serve il suo aiuto. Glielo abbiamo chiesto, ma ha rifiutato. Ora che ci penso, avevo sentito dire che era il secondo in comando a Shinjuku. Deve essere stato un grande amico di Shiba, un vero complice. Kaie ha detto che Ishima è l'unico che potrebbe convincere Shiba. Quell'idiota. Quindi se non vai d'accordo con il tuo partner la chiudi così. Fai come se non ti importasse nulla. Chi chiami? Dai, rispondi, codardo. Pronto? Sì, sono Uzaki. Parlo con Ishima Sakazuki? Cosa? Eh? Oh.
Smetti di essere così testardo. Eravate amici, no? Allora vieni qui e aiutalo. Sei l'unico che può farlo e lo sai. Non fare lo gnorri, sai di cosa sto parlando. Rindo, non hai detto di averci parlato? Oh. Sì, ma poi sono tornato indietro nel tempo per venire qui. Tecnicamente non ci ho ancora parlato. Ah, perché non fai le cose in ordine? Mi dispiace. Allora, ascoltami bene, i Vice Twister stanno per farti visita e ti chiederanno un favore. Hanno bisogno che tu faccia fermare il gioco a Shiba. Kubo lo sta usando e tu lo sai. Rimarrai imbambolato e abbandonerai il tuo partner? Il tuo amico? Al posto tuo, io non ce la farei. Allora, cos'hai deciso? Ti farai avanti e aiuterai il tuo amico o lo farei finta che non è il tuo problema? Sta a te. Allora, cosa aspettate? Muovetevi e andate da Shima. Stavolta sarà più disposta ad ascoltarvi. Wow, ok. Rindo, Neku, ragazzi. Manco per nome ci chiami. Andate, salvate Shibuya. Certo, grazie. Da quando è arrivato Neku, Beat non se lo calcola più nessuno. Quindi cosa ha detto Ishima? Che sarebbe del responsabile lasciare le cose così come stanno. Ci ha messo fin troppo a capirlo. Riesci a immaginare di essere usato così? E poi essere abbandonato tutti come se non valessi nulla? Io starei malissimo. Sì, ci scommetto. Wow. Era l'aiuto meno probabile che mi aspettassi. Proviamo a tornare anche a parlare con la persona con cui parlava Beat, che ovviamente sappiamo chi è. Sì, anche perché non penso che possiamo ritornare da lui a parlarci. Ok, sono di nuovo a Tokyo Plaza. È successo qualcosa di importante ora? Un evento che cambierebbe il futuro? Ne dubito che potrebbe cambiare il futuro la cosa, ma... Non abbiamo incontrato nessuno qui, vero? Forse c'è qualcosa che posso fare, ma cosa? Cosa? Con chi ti iscrivi? Sono cavoli miei. Non sarà mica una ragazza. Smettila, ok? Tanto non lo leggo. Che maleducato, dovresti almeno leggerlo. No, va bene così. Ah, sì, questo momento. Quasi dimenticavo, aspetta un attimo. Con chi si iscrive, Beat? O non si iscrive, magari. Un demone di Shibuya. Se fosse così, potrebbe aiutarci. Beat. Ehi, Beat. Che c'è? Stai scrivendo a uno dei demoni? No, amico, non è un demone. È la mia sorellina. Hai una sorella. E che attualmente si trova nel piano surreale. Oh, cavolo, è vero. Quindi è morta. No, non è morta. Non è nemmeno nel PS. E come fate a scrivervi? Anzi, come cavolo fa a ricordarsi di te? Boh, è già stata nel PS. Eravamo partner durante il mio primo giorno, il mio primo gioco. Poi Shinjuku è stata distrutta. Non so spiegarvelo, ma lo sapevamo. Magari lei sa che anche stavolta c'è qualcosa che non va. Però non spiega come fa a contattarti. Non so, è una roba da hacker. Non chiederla a me, io. Hai una sorella hacker. Sì, e ora continua a mandarmi roba. Si amplia la rosa dei personaggi pittoreschi nella nostra storia. Almeno qui riesci a sentirti con lei. Quindi si è adatta al hackeraggio. Credo di sì, è brava. Mi ha aiutato tanto. Ma ora deve smetterla. Deve starsene alla larga da questo casino. Sì, è al sicuro nel PR. E la cosa non deve cambiare. Puoi dirlo forte. Siamo noi quelli bloccati al PS. Perciò tocca a noi sistemare le cose qui. Sì, tocca a noi. Non possiamo arrenderci. Ok, lo sapevo che... Che non sarebbe stato di grande aiuto. Però tanto valeva provarci. Ok, possiamo cambiare e andare a Tipsy Top Soul. Allora Ishima, ci aiuti o no? Tanto sicuro questo ci muore, secondo me. Ehi, quello è... Ishima, ciao. Non sono sicuro di cosa dovremmo discutere, ma sono certo che tu, Rindo, sappia più di quanto dovresti. Ho visto molte cose. Tutto merito del viaggio nel tempo, presumo. Sì, ti prego, devi parlare con Shiba. Siete amici, no? O almeno un tempo lo eravate. Cos'è successo per farvi... Ci siamo allontanati, fine. Che cosa significa? Lui è cambiato e io mi sono rifiutato di cambiare con lui. Eri diventata demone da poco, perciò forse non ricordi. Era diverso prima di ottenere questo strano potere. Volevo vegliare su di lui da lontano, come fa un amico. Ma ho capito che non ne valeva più la pena. Non mi preoccupo più di Shiba. Cosa? Hai smesso di tenerci? Ad ogni modo, dubito fortemente che possiate convincerlo. Ma poiché la situazione è grave da ogni punto di vista, ho deciso di assecondarvi. Quindi ci aiuterai? Sì. Grazie, grazie mille. E vai. Quindi andiamo a parlare con il nostro carissimo amico. Certo che tutti sti cambiamenti nel tempo io ci ho avuto sempre ragione. L'ho sempre detto che tutto sto viaggio nel tempo avrebbe cambiato un sacco di cose. Lo sapevo. Allora Shiba,
Greetings. Ehi, guarda chi si vede. Le mie pecorelle preferite. Ascolta, dobbiamo parlare. Oh, non riesco a immaginare di cosa. Hello. Il ragazzo ti ha chiesto di ascoltarlo. Ishima? E cosa devo il piacere, vecchio amico? Ai tuoi nuovi e notevoli poteri. In che senso? Diversi anni fa, quando li hai ottenuti, sei entrato in contatto con qualcuno di specifico e ne ignoravi la vera natura. What? Che invece sarebbe una natura ben diversa da quella di divinità che adoravi. Sei caduto ai piedi di un falso idolo come uno sciocco. Che critica sferzante. E io che credevo che Shiba non si risparmiasse. Sei qui per illuminarmi o per farmi scaldare? Opto per la prima opzione, la seconda è solo un bonus. Sto parlando dell'uomo che ti ha illuso portandoti a credere che tu fossi l'esecutore. Tuo sottoposto, Tanzo Kubo. Kubo? Sei stato accecato dalle sue adulazioni. Ti ha gettato fumo negli occhi e tenuto sotto il suo controllo. Però ha fatto un sorriso. Kubo mi ha dato questi poteri. Perché mai? Per aiutarlo a cancellare Shinjuku. E ora punta a Shibuya. Però scusami, gli angeli in teoria sono sotto i compositori. Ma erano sopra? Cazzo, ho una confusione adesso perché, scusami, se un angelo può andare sopra il controllo di un compositore, allora vuol dire che addirittura sopra gli angeli c'è qualcuno di ancora più superiore, come in teoria io penso sia. Torna in te, Shiba. Un'altra parola e non riuscirò a trattenermi dal riderti in faccia. Non sono un esperto, ma non credo che questo tizio abbia usato l'approccio migliore, io. Beh, tu avresti fatto di meglio? Questa accusa ha un certo peso. Ne avete qualche prova? Perché dovrei credere a ciò che mi dite? Noi non abbiamo detto nulla, ma Kubo sì, nel futuro. E sono tornato qui per dirtelo, usando i poteri che mi ha dato. Quindi hai già visto tutto questo? Ti stiamo solo chiedendo di accettare una tregua, per ora. Lasciaci del tempo e vedrai tu stesso. Se non succederà nulla, allora ti affronteremo per Shibuya, proprio come volevi. Potrei accettare queste condizioni. Bene, metterò questo gioco in pausa per il momento. Ma le lancette corrono e quando il tempo finirà, riprenderemo a giocare. Nessun problema, l'importante è che aspetti. Allora Neku, siamo pronti ad andare? Certo che togliere il Game Master così proprio dalla sua importanza mi fa strano. Cioè, è un bel intreccio dato tutto però dai viaggi nel tempo. Perché se non avessi avuto viaggi nel tempo, non so se una storia del genere avrebbe avuto lo stesso peso. Il più pronti possibile, date le circostanze. C'è un solo modo per sapere se sarà abbastanza. Giusto? Ancora un pochino. Ora cambierò il nostro futuro, una volta per tutte. Guaritore Og. Ah, il tuo social è stato aggiornato, fantastico. Quindi ci siamo. Cambiamo il nostro destino, però direi che un salvataggio è d'obbligo. Speriamo di essere pronti. E speriamo che questo viaggio nel futuro non abbia incasinato nuovamente il tutto. Good. Everything's in place. Per We're ora. Gonna save the city for sure. Any minute now. Not but to wait. Ain't no telling what's gonna happen, yo. Brace yourselves. Well, well, you kids are on your best behavior, I see. Took a little extra time to get ready, eh, Rindo? And look at you, Shiba. Listening to your new master. I always appreciated your obedience. Made things real easy for me. We're about to make them quite difficult. Oh, it's too late for that. You was already lost. Your fate was sealed the second this pipsqueak turned back time. You see, that noise is born from temporal distortion. Okay. Distortion created when you turn a what-if hypothetical into will-be history. And all the cognitive energy from the would-have-been history si trasforma in rumori. Gets replaced with a brand new set of thoughts. But you see, now that old cognitive energy's got nowhere to go. It's just waste. Waste that multiplies every single time you turn back the clock. È vero, è vero, è vero.
All'inizio erano pochi e poi adesso è uno stormo intero. Mi chiedo però se lui ha sempre saputo quando tornavamo o meno. Just wait till you see it now. You kids are in for a whole world of hurt. I ain't hearing all that noise. Only one who's in for a world of hurt is you. Yeah, Gramps, what he said. Meh, talk is cheap. The fated hour is fast approaching. Come on, Rindo, let's do this. There's no way I'm letting a slime ball like him erase this city. Yeah, our city isn't going anywhere. Forse ho detto anche male di Shoka. Forse non ci tradirà. Sono stato cattivo con lei. 10 9 8 7. Sto conto alla rovescia per cos'è, scusami? Sto per capirci. 5 4 3 2 1 0. Come on out. Eccolo di nuovo qua. Lo stormo di uccelloni. So, what do you kids feel like playing with today? How's about this one? Arriva Minamimoto oppure no? Perché Minamimoto è riuscito a prenderli, yeah, questi uccelli. Suona malissimo quello che ho appena detto. È riuscito a distruggerne alcuni, però ha perso poi il controllo. Ok, forse questi tra l'altro sono alcuni dei rumori che ci mancavano nella lista dei rumori. Mi sa tanto di Battaglia dei Mille Heartless questa. No, è Kingdom Hearts 3 questo. Il tornado Heartless questo. Indovina un po'. Sono deboli alla luce. Porca puttana, che male che mi ha. Come ho perso tutta quella vita io finora? Allora, occupiamoci. Via da lì. Ma schiva, maledizione. Ok. Pessima situazione. Via da lì. This too much for ya? Was that sufficient? Good enough. That was easy. Masterfully done. Perfetto. Orsacchiotto del cuore. Andato. Dobbiamo stare anche lontani dal tornado. Salite anche di livello e ricaricata tutta la vita. Benissimo. Lo scorpione no. Lo scorpione è proprio l'ultima cosa che avrei voluto incontrare. Dobbiamo arrivare al 300% il prima possibile. Però dai, l'abbiamo già ridotto al minimo possibile la sua vita. Perfetto. Orso gigante? No, l'elefante.
Via da lì. Oh, fra il salire di livello e tutto il resto, a parer mio, abbiamo recuperato una bella quantità di energia. E addio l'elefantone. E addio al tornado. Non è stato difficile, però a una certa mi sono preoccupato dei danni. Qualcosa di nuovo l'abbiamo ottenuto. Lame del gatto nero. Sembra interessante. Spero che non siano le lame che spara così, ma che sia anche quella un'altra spadata, tipo quella lì che abbiamo dato a Beat. E dubito che sia la fine di questa battaglia. I don't know what else to do. Esatto. They won't die. I concur. They're badly overpowered. Was all this really for nothing? These are far tougher than the ones I created. Mother? I can't even erase them. How's it looking, Hishima? Inauspicious, I'm afraid. Just hang on! Worry about the others, not me. Though I fear it may already be too late. Glad we could reconnect, old friend. Your fertility never fails to make me smile. Che bravo Hishima. No! E ora si incazza con Kubo. Curse these noise. Certo che è eliminato così anche Shiba, però. Cioè, è come se Minamimoto nel gioco prima avesse preso il posto di Kitaninji. If we sync up, maybe we can. Già. Beat! Don't sweat, yo. I ain't going down that easy. Hey, Nagi, Fred, you good? Sono veramente preso da questa parte. Cadono uno dopo l'altro. Io a questo pezzo mi aspetto il ritorno di Minamimoto. Nagi! Damn it! These things are beyond us. There's gotta be another way. This ain't good! Beat! E se ne andò anche Neku. Beat. Neku. Rimane solo Shoka. They're gone. Neku, Beat, Nagi, Fret, all of them. And turning back time would just make the noise even stronger. Wouldn't it? Rindo? Adesso lo salva. Rindo! E quando mai? Shoka! Sono preso bene da sta parte finale. This really sucks, you know. No, come on. And here I was, thinking we could finally play together in person. Huh? Vango, the new update ought to be out by now, right?
How do you even know that? Ho sempre saputo che era lei, Swallow. Cause we've been playing together for ages. L'ho sempre saputo che era lei. Didn't mean to go AWOL on you, though. Che era lei. My bad. Per un attimo ho pensato che non potesse essere lei, però cazzo. I'm sorry I never replied to you. After I left the Reapers, they suspended my account. Anyway, later. No! Sfigato. No, ma che brutta cosa. L'ultima cosa da dire. Well, well. And then there was one. L'ha rotta? Addirittura? Shit. Oh, you won't be needing that anymore. The game's over, kid. And now... So Shibuya! Ma perché tutta sta voglia di distruggere Shibuya? Joshua. È Joshua questo. Per forza di cose, dai. What was that? Lui così, tutto tranquillo e pulito? What happened? Cioè, il compositore così per uno schiocco di dita può far riportare tutto normale? Ed è tornato in vita! Oh, excuse me. It's okay. Wait. Did we just esatto. bump into each other? No way. Oh. No way. I'm home. Back. I'm back in the RG. But how? Perché ti ha rotto la spilla, non sei più un giocatore. Wait. Hold on a sec. E tutti gli altri? Già. Oh no. Where's Fret? He's gone. Già. Shibuya.